Ciao Daluci, oggi ci troviamo qui con un nuovo progetto che avrete visto nella foto di presentazione, la maglia camelia. È veramente graziosa nella sua semplicità perché è veramente alla portata di tutte, anche se è un top down. Molte di voi ritengono che il top down sia un progetto un po' complicato, in realtà non è così. Ma ho voluto ulteriormente semplificarlo lavorando solo lo sprone e lasciando tutto il resto della maglia liscia, a semplicissima maglia alta lavorata a spirale. Quindi in questo video vi farò vedere anche la lavorazione a spirale della maglia alta e come chiudere in maniera poco visibile la spirale. Veramente molto bella e molto semplice da eseguire. Vediamo subito che cosa ci occorre per questo progetto. Per questo progetto ho utilizzato due cakes di Alize Angora Gold Ombre Batik di Merceria Italia Artisan. Vedete che avendolo io fatto con manica tre quarti, della seconda cake me ne è avanzata praticamente quasi tutta. Però ritengo che se non lo fate smanicato vi serva anche una seconda cake. Ovviamente i miei riferimenti sono per una taglia M. Vi dico questo filato. Allora, sono 80% acrilico, 20% lana, ferri uncinetto dal 2 al 4. Io ho usato un uncinetto numero 4. Questo è il materiale principale, quindi questo bellissimo filato. Mi raccomando, andate a visitare Merceria Italia Artisan che ha questo filato e tanti tanti veramente molto belli. Oltre al filato, ho usato quindi un uncinetto del numero 4, un paio di forbici, un ago da lana che in questo momento non trovo e ho applicato infine una etichetta personalizzata, in questo caso Ecopelle verde, ma nel progetto io ho usato un'etichetta di altro colore, ve lo faccio vedere subito. Così, eccola qua la mia bellissima etichetta, vedete? Creando con Lucy, me l'ha personalizzata. Fungolabel fa personalizzazione di etichette che noi useremo per i nostri bellissimi capi. Detto questo, passiamo alla descrizione del progetto. Per la mia maglia barra abito camelie, io vi dico che l'avevo progettato come abito, poi mi piaceva talmente tanto che l'ho lasciata maglia, ma vi spiego poi come renderlo abito. Dovete semplicemente allungarlo e fare degli aumenti per farlo scendere un po' trapezoidale. Niente di così complicato, visto che la lavorazione è interamente a maglia alta. Però passiamo alle mie misure. Per una taglia M, poi vi dirò anche tutti i centimetri. Allora, sono partita con 40 catenelle per lato. Qui c'è scritto più uno, ma mi sono accorta in corso d'opera che non ci serviva la catenella in più, quindi il multiplo è di 4 e ho fatto 40 maglie sul lato lungo e 20 sul lato corto, quindi un top down con una larghezza non proporzionata alla altezza delle spalle, volevo che fosse un po' più largo e un po' più basso, quindi ho seguito queste misure. Il punto, se avete il mio stesso libro, è il 359, assolutamente irrilevante per chi non ha il libro. E ho fatto lo scalfo all'altezza di 19 centimetri. Il decoro dello scalfo è di 12 centimetri, quindi vi faccio vedere proprio sul progetto originale così capite bene. Questa misura, quindi da spalla a scalfo, sono 19 centimetri, ma a 12, vedete, ho smesso il decoro dello sprone. Quindi ho continuato a semplice maglia alta fino ad arrivare alla chiusura dello scalfo. Quindi questa misura è 12 centimetri. Dopodiché proseguiamo per i restanti centimetri ad arrivare a 19, nel mio caso, a semplice maglia alta. Poi durante la lavorazione comunque lo vediamo insieme. La circonferenza dello sprone all'inizio, quindi la circonferenza delle catenelle iniziali, è di 94 centimetri, mentre a fine maglia, quindi qui sotto,
La mia maglia misurava 104 centimetri. L'ho allargata leggermente scendendo, in quanto io ho il fianco molto più largo della parte superiore, quindi ho fatto, ve lo dico già adesso, 8 aumenti ogni 2-3 giri, dipende poi da quanto volete allargare. Quindi questo è quanto. Voi, ripeto, essendo una lavorazione interamente a maglia alta, potete decidere quanti aumenti fare, quando farli e se farli. Sarà tutto molto molto semplice. Direi che tutto questo è il riassunto della nostra maglia. Io vado direttamente al procedimento. Io ovviamente adesso sono partita con un campioncino e di conseguenza non vi dirò quante catenelle ho fatto, perché obiettivamente non mi interessa ai fini del lavoro. Sappiate che in realtà io per il mio lavoro sono partita con 120 catenelle, quindi 120 catenelle per la mia circonferenza di 94 centimetri, lo sprone, quindi la partenza del lavoro. Come calcoliamo quanti moduli fare su ogni lato? Semplicissimo, è la domanda che mi fate molto più frequentemente. Se io so che il multiplo è di 4 maglie, allora vado a dividere. Se ho fatto 12 maglie per il lato corto, so che dovrò fare 3 moduli. Quindi questo è il calcolo che dovete fare. Se ne fate di più o di meno, ogni 4 maglie sarà un modulo. Di conseguenza vi potete regolare veramente in maniera semplice. Ora io partirò direttamente col punto. Se vorrete potrete partire con una base di maglia bassa. Io parto col punto perché poi farò la rifinitura. Vado a chiudere in cerchio la mia catenella, fate attenzione che sia dritta. In questo modo vado a chiuderla in cerchio. Così. E vado ad effettuare 2 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta. Mi tiro dentro anche la codina, così la fisso bene. 1 e 2. La codina è dentro e possiamo anche, volendo, tagliarla. Nella catenella successiva vado a fare una maglia alta e in quella dopo un'altra maglia alta. Una catenella di separazione, salto una catenella di base, dalla successiva per 3 catenelle vado a lavorare una maglia alta, una in ognuna sottostante. E sono già al mio secondo modulo. Io ho fatto la parte stretta, quindi la spallina del campione di 12 maglie, quindi vado a lavorare l'ultimo modulo. Catenella di separazione, salto una catenella di base e vado a fare un altro modulo da 3 maglie alte. 2 e 3. Sono arrivata quindi al primo angolo. Faccio 2 catenelle di separazione, salto la maglia, la catenella sottostante e nella successiva ricomincio i miei moduli da 3. Ho fatto così, ho segnato così il primo angolo. Non è evidentissimo in questo primo giro, quindi se vorrete potrete prendere un marker e segnarvi l'angolo, così che non lo perderete. Ora io proseguo semplicemente in questo modo per tutti i lati, quindi su questo lato nel mio campione ho fatto 20 catenelle, 20 diviso 4, 5. Di conseguenza farò 5 moduli come li ho fatti finora,
fatto il quinto modulo, invece di fare una catenella, ne vado a fare due di separazione, ma continuo la lavorazione nello stesso medesimo modo. Quindi in pratica quest'angolo non è un vero e proprio angolo, ha solo una catenella di aumento. Di conseguenza vi consiglio di segnarvelo col marker, altrimenti potreste perdervelo. Io finisco il mio giro e ci vediamo per l'inizio del prossimo. Eccomi arrivata a fine giro. Io ho usato un filo sfumato per farvi vedere poi come viene anche questa variante, oltre ad essere questo filo molto grosso e quindi agevolare l'inquadratura. Ho fatto l'ultimo modulo, quindi vado a fare due catenelle, perché ovviamente questo sarà l'angolo, 1 e 2. Mi punto sulla seconda catenella di inizio giro, vi ricordate ne avevamo fatte due, e faccio una maglia bassissima. A questo punto cammino con una maglia bassissima sulla maglia centrale del nostro modulo sottostante, ok? Vado a fare 2 catenelle ed inizio la mia nocciolina proprio su questa maglia, in questo modo. Filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia centrale del modulo, pesco il filo e alzo bene. Filo sull'uncinetto, rientro, pesco il filo e alzo bene. Filo sull'uncinetto, entro, pesco il filo e alzo bene. Esco da tutto e faccio 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Vado a fare la seconda nocciolina nello stesso punto, quindi carico, 1, 2, carico, entro, pesco, 3, esco da tutto in questo modo, una catenella per chiudere la nostra nocciolina e passo al modulo successivo. Carico il filo, entro al centro del modulo successivo, vedete, ve lo faccio vedere bene perché col filato grosso, questo è il modulo successivo, vado sulla terza maglia, sulla seconda maglia, la maglia centrale, e faccio la stessa cosa, 1, 2, 3, chiudo tutto, 4 catenelle, e 4, di nuovo entro, pesco, alzo, carico, entro, pesco, alzo, carico, entro, pesco, alzo, carico e chiudo tutto fissandolo con una catenella. Vedete, stiamo facendo le nostre noccioline, ve lo faccio vedere un'altra volta e dopo siamo arrivati all'angolo e quindi vi faccio vedere l'angolo. Quindi carico, entro, 1, 2, 3, chiudo tutto insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, carico, entro di nuovo nello stesso punto e faccio di nuovo le mie 4 gettate e fisso con una catenella. A questo punto dobbiamo fare l'aumento. Cosa facciamo? Andiamo, invece di andare a lavorare il prossimo modulo a nocciolina sulla prossima lavorazione da 3, ne faccio una anche qui nell'angolo. Quindi tolgo il nostro marker, in questo modo, voilà, e vado a fare qua proprio nell'angolo lo stesso modulo che io ho fatto sul gruppo da 3. Quindi carico, entro nell'angolo, pesco ed esco, in questo modo, 2, 3, chiudo tutto, 4 catenelle, carico il filo, rientro e rifaccio la seconda nocciolina, chiudo tutto, faccio la catenella ed ecco qua, abbiamo fatto l'angolo, questa volta il vero e proprio angolo e non solo le due catenelle come sotto. Ora proseguiamo nello stesso modo, quindi carico, su questo modulo da 3 in uscita dall'angolo lavoriamo la maglia centrale, quindi 1, 2,
3, chiudo tutto, 4 catenelle di separazione, di nuovo nello stesso punto, una gettata, due gettate, tre gettate, esco da tutto, una catenella per chiudere la nostra nocciolina. Ecco qua, vedete che sta prendendo forma il nostro angolo. Io ora proseguo così fino al termine del giro, poi vi faccio vedere il terzo giro, che in realtà non è altro che la ripetizione del primo. Questo sprone è veramente semplice e velocissimo e si sviluppa su soltanto 2 giri di lavorazione. Quindi finisco il mio giro e ci vediamo al prossimo. Eccoci arrivati al termine del giro. Io vi faccio notare come con un filato un po' più cicciottoso venga una roba molto cicciottosa. Guardate che belle le noccioline. Ovviamente il colore scuro non agevola, però mi piaceva veramente questo filato e volevo utilizzarlo. Allora, andiamo a chiudere facendo in questo modo. Quindi abbiamo l'ultimo angolo. Vedete, abbiamo lavorato l'ultimo modulo, abbiamo l'ultimo angolo ed andiamo a farci dentro le nostre 2 noccioline mancanti. Quindi facciamo la stessa cosa fatta finora, le 3 gettate chiuse insieme, 4 catenelle e di nuovo, ecco qua, le mie 3 gettate. In questo modo chiudo tutto insieme, faccio la catenella di separazione e vado a puntarmi sulla prima nocciolina, proprio qui sotto la catenella della prima nocciolina, con una maglia bassissima. Ora vi faccio fare una cosa che non ho fatto prima, ma che vorrei fare adesso. Quindi vorrei farvi partire dall'angolo. Cosa faccio? Volto il lavoro, rientro dove sono stata fino adesso, rientro nell'angolo, perché da ora in poi lavoreremo sempre partendo dall'angolo. Ora che sono nell'angolo faccio 2 catenelle, volto il mio lavoro ed essendo già nell'angolo non faccio altro che fare le mie 3 maglie alte di partenza. Quindi carico il filo, la prima è già sostituita dalle 2 catenelle. Ecco qua, la seconda e la terza. Questo lo faremo solo per questo giro, dopodiché faremo in modo di chiudere sempre nell'angolo. Quindi faccio la catenella di separazione, il modulo da 3 lo vado a fare al centro delle 4 catenelle. Quindi carico il filo, una, due e 3 maglie alte. Una catenella di separazione, carico il filo, vado al centro delle prossime noccioline e faccio 3 maglie alte, una, due e 3. Catenella di separazione, carico il filo, vado sulla prossima nocciolina, 1, guardiamo quante ne ho fatte, sono sulla terza ed ultima, 2 e 3. Catenella di separazione, c'è l'angolo, nell'angolo vado a fare il classico angolo granny, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vedete, abbiamo fatto il nostro angolo. Ora ricominciamo a lavorare come fatto finora, quindi catenella di separazione, prossimo, chiamiamolo ventaglietto di noccioline, facciamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, prossimo gruppo di noccioline, 1, 2 e 3 maglie alte. Proseguo così per tutto il nostro giro. Vedete, è veramente semplicissimo, molto molto
Bello, quindi io proseguo in questo modo e ci rivediamo al termine del giro. Ecco qui, sono arrivata alla fine del giro. Ora vediamo insieme come chiudere nel giro e rimanere sempre al centro dell'angolo senza fare quello che abbiamo fatto all'inizio di questo giro. Quindi faccio la mia catenella di separazione, rientro nell'angolo dove ne avevo fatto solo metà, perché vedete qua ci sono le tre maglie alte ma me ne mancano tre, quindi vado a farle una, due e tre maglie alte. Invece di fare le due catenelle e congiungerci, carico il filo sull'uncinetto, vado nella seconda catenella di inizio giro e faccio una maglia alta. Mi sono incastrata nei fili, ecco qui, una maglia alta, e come vedete noi siamo già al centro dell'angolo e l'abbiamo chiuso in questo modo, vedete, molto molto bello. Io però la mia maglia l'ho fatta in modo diverso e adesso vi faccio vedere come ho fatto, perché vi ho voluto far vedere questa alternativa perché così viene più cicciottello il punto. Quest'altro giro ve lo faccio vedere in altro modo, potete anche alternarli se volete, oppure lavorarli o tutti così o nel modo in cui vi faccio vedere. Vedete che il mio punto qui è leggermente più piatto, perché in realtà io non ho fatto le maglie chiuse insieme, cioè ho fatto le maglie alte chiuse insieme e non le noccioline. Potete decidere come volete, le noccioline mi sembravano più belle e ve le ho volute fare vedere per prime. Quindi partiamo subito con il farvi vedere come si fa il punto in altro modo. Quindi faccio 2 catenelle per alzarmi e fare la prima maglia alta. Se non voglio fare le noccioline, faccio le maglie alte chiuse insieme, quindi entro una volta, esco solo da 2, entro la seconda volta, esco solo da 2, chiudo tutto insieme. In questo caso abbiamo fatto mezzo angolo, quindi vado direttamente sopra al prossimo gruppetto da 3, che non è questo ma è quello dell'angolo. Quindi faccio ovviamente una catenella per chiudere, vado sulla terza, quindi sulla seconda, scusate, sulla maglia centrale del gruppo sottostante, una volta, due volte, tre volte, chiudo tutto insieme, 4 catenelle di separazione, rientro nello stesso punto e faccio la stessa cosa, quindi chiudo una volta, rientro, chiudo una volta e ho qua 3 fili sull'uncinetto, rientro e chiudo l'ultima volta, sempre 3 passaggi che voi decidiate per uno o per l'altro. Chiudo, vedete, questo risulta più piatto, questo più cicciottello. Potete decidere quale utilizzare. Io adesso vi faccio vedere tutto un giro con quello cicciottello. Mi raccomando, l'angolo, voi avete l'angolo e dovete fare la prima metà nocciolina o maglia chiusa insieme, quindi chiudiamo con la catenella e poi lavoriamo subito il modulo sotto, quindi dell'angolo precedente, non saltatelo altrimenti non avrete l'aumento. Quindi passiamo al prossimo, quindi sulla maglia centrale del blocco da 3, chiudo una volta, chiudo due volte, chiudo tre volte, chiudo tutto insieme, 4 catenelle di separazione sulla stessa maglia, di nuovo chiudo una volta, chiudo due volte, chiudo tre, chiudo tutto insieme, catenella, e ho fatto così il mio modulo. Potete decidere voi come lo volete, vedete questo rimane più piatto, dopo schiarisco in post produzione, schiarisco un pochino così vedete il tutto un po' più chiaro, e questa rimane più piatto e questa la nocciolina più cicciottella. Potete decidere quale usare delle due, ve le ho volute fare vedere entrambe proprio per farvi vedere la differenza. Io adesso continuo questo giro, ricordate sempre che nell'angolo l'ultimo ventaglietto lo fate sulla terza maglia e uno solo nell'angolo, ve lo faccio vedere.
Sono arrivata di nuovo all'angolo, così ve lo faccio vedere bene. Vedete che qua c'è l'angolo? Io l'ultimo ventaglietto, chiamiamolo ventaglietto, lo vado a fare sull'angolo sottostante, quindi sulle prime tre maglie dell'angolo sottostante. Esco da uno, scusate, da due e da due, quindi come abbiamo fatto fino adesso, oppure la nocciolina, decidete voi. 1, 2, 3. 4 catenelle, di nuovo rientro, esco da 2, esco da 2 ed esco da 2, esco da tutto, catenella per chiudere e vado a farlo qui nell'angolo, il prossimo ventaglietto, uno solo, non due. Faremo un giro con le tre maglie alte messe doppie perché dobbiamo fare l'aumento, ma già facendo un ventaglietto all'interno dell'angolo, quello è già un aumento. 2, 3 e 4. Esco da 2, esco da 2, esco da 2, chiudo tutto insieme, catenella e il prossimo, vedete, questo è lavorato su metà angolo sotto. Questo è lavorato sull'angolo e il prossimo lo dobbiamo lavorare su questo modulo, quindi sulla maglia centrale delle tre sottostanti. Vado a fare il mio modulo. Ho voluto farvelo rivedere per essere sicura che l'avreste capito. Ecco qui. 1, 2. Esco da tutto, catenella per chiudere. Come vedete, ecco qua, abbiamo fatto il nostro angolo. Ora il procedimento è sempre solo tutto uguale. Dovete solo decidere se volete fare la nocciolina cicciottella o la nocciolina piatta. Dovete decidere voi, è una vostra scelta. Allora, io vi consiglio questo. Se usate un filato sottile come il mio, vi consiglio l'ultima che ho fatto, questa piatta, perché la nocciolina vi verrebbe troppo piccolina e quindi sottile sottile. Se invece volete utilizzare un filato grosso, secondo me la nocciolina viene più bella questa cicciottella, quindi ve le faccio vedere di qua così si vedono meglio. Vedete la differenza? Cicciottella e piatta, potete decidere voi, il procedimento è sempre lo stesso. Ora andate avanti per 12 centimetri, quindi soltanto 12 centimetri di sprone. Nel prossimo giro lavorerete le tre maglie al centro dei ventaglietti e poi ripeterete. Sono sempre primo e secondo giro, primo e secondo giro per tutta la lavorazione. Sono arrivata anche al termine di questo giro, vi faccio vedere come concludo, perché ovviamente avevo fatto solo mezza nocciolina qua. Vedete? Quindi mezzo angolo. Io ho fatto l'ultimo modulo sopra all'angolo sottostante, chiudo con la solita catenella, entro qui nell'angolo, quindi faccio mezza, mezza e mezza maglia alta, chiudo tutto insieme, faccio solo 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, vado sopra alla nocciolina fatta all'inizio, prendete bene la catenella e non questa, ma questa, e faccio la mia maglia alta, perché così noi siamo al centro dell'angolo. Ora, 2 catenelle che saranno la prima maglia alta e altre 2 maglie alte all'interno dell'angolo che segneranno, vedete, il nostro metà angolo. Catenella di separazione e si ricomincia come nel giro precedente, quindi 3 maglie alte sopra ogni archetto al centro delle noccioline. E ovviamente nell'angolo sempre 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Io proseguo in questo modo, guardate come sta venendo grazioso anche così,
scuro e con un filato così grosso. Ho voluto proprio farvi vedere appositamente questo colore e questo filato proprio per farvi vedere la differenza. E ovviamente anche la differenza di lavorazione: con un filato grosso prediligo la nocciolina, con un filato sottile come il mio prediligo la maglia, le tre maglie alte chiuse insieme invece della nocciolina. Quindi vedete, vi ho fatto vedere anche la variante, perché così voi, a seconda del vostro filato, potrete avere un diverso tipo di effetto. Non solo per filato, non solo per colore, ma anche per lavorazione. Ora io finisco questo lato e vi faccio vedere come, quindi questo giro più che questo lato, e vi faccio vedere come, continuare con l'angolo a semplice maglia alta. Arrivati a questo punto, noi possiamo decidere che siamo arrivati ai 12 centimetri o ai centimetri che vogliamo e, vogliamo iniziare la lavorazione a maglia alta. Io faccio l'ultimo giro di maglie alte, faccio l'angolo, le mie 2 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta, e ovviamente l'angolo lo ripeterò nello stesso modo, e sarà l'angolo che faremo sempre nello stesso modo per tutto il giro di maglie alte, senza catenelle di separazione. Salto la prima maglia, vado sulla seconda e faccio una maglia alta. Sulla terza dell'angolo sottostante, una maglia alta al centro dei moduli da 3, ed ora lavoro tutto. Quindi lavoro la prima maglia del modulo da 3, la seconda maglia del modulo da 3, la terza maglia del modulo da 3 e lavoro una maglia tra i 2 moduli dove avevo la catenella. In questo modo vado avanti così per tutto il nostro giro, quindi prima maglia lavorata normalmente, seconda maglia lavorata normalmente, scusate, terza maglia lavorata normalmente, catenella lavorata con una maglia. Vedete, in questo modo noi abbiamo il nostro angolino perfetto e abbiamo iniziato il giro tutto a maglie alte. Ora vado avanti un pezzettino, vi faccio vedere il prossimo angolo e poi fino al termine dello sprone andrete a lavorare sempre nello stesso modo. Sono arrivata al mio secondo angolo. E procedo in questo modo, quindi ho lavorato sulla catenella centrale, lavoro la prima maglia, lavoro la seconda maglia in questo modo, non faccio catenelle di separazione, la terza la salto e vado direttamente nell'angolo. Una, due, tre maglie, 2 catenelle di separazione, sempre nell'angolo, 3 maglie, una, due, tre, salto la prima maglia dell'angolo sottostante, quindi questa la salto dalla seconda in poi, ricomincio la normalissima lavorazione a maglia alta. Quindi ho lavorato le 2 maglie dell'angolo sottostante, lavoro sulla catenella e proseguo in questo modo per tutto il lato, quindi lavorando le 3 maglie dei moduli da 3 sottostanti con una maglia alta. Ecco qua. Ho fatto delle maglie un po' strette e adesso non ci entro, ovviamente. E lavorando anche sulla catenella una maglia alta. In questo modo noi proseguiamo, vedete, togliendo qualsiasi lavorazione. Andiamo avanti così fino ad arrivare ai 18-19 centimetri dello sprone. Quindi se i forellini dell'angolo sono piccoli, segnateli con un marker, perché ovviamente cambiando la lavorazione diventano più piccoli. Ci vediamo poi per chiudere lo scalfo e continuare a spirale.
Arrivata all'altezza di 18-19 cm, quando siamo pronti a chiudere per lo sprone, facciamo in questo modo. Ovviamente questo è un campioncino piccolino, diventerà un maglioncino bimba e quindi io sono arrivata all'altezza che mi necessita per la chiusura dello scalfo. Sono nell'angolo, mi alzo con le mie due catenelle e vado a fare una seconda maglia sempre nell'angolo. Essendo maglia alta questa parte e quella che verrà, se avete necessità di aggiungere catenelle sotto lo scalfo manica, non fatevi alcun problema, in quanto non abbiamo multipli da rispettare, di conseguenza potete montare le catenelle nel numero che volete, quelle che sono necessarie per raggiungere il vostro giro. Prendete sempre come riferimento, non solo in questa maglia ma in tutte, la vostra parte più ampia. Io in questo caso non vado ad aggiungere niente, quindi ho fatto due maglie alte in quest'angolo, vado ad unire le due parti e faccio due maglie alte in quest'altro angolo, una e due. Vado a fare tutte le mie maglie alte sottostanti. State attente alla prima dopo l'angolo, perché di solito si nasconde. Sono arrivata già anche all'altro scalfo manica, faccio due maglie in quest'angolo unisco la lavorazione in questo modo e faccio due maglie nell'altro angolo. Proseguo di nuovo per tutto il giro a maglia alta. Sono arrivata al termine del giro, vedete, ho unito per il mio scalfo manica, lo faccio vedere dal dritto, eccolo qua, ho unito per il mio scalfo manica ed ora io voglio procedere lavorando a spirale. Innanzitutto il perché lavorare a spirale. Quando c'è tutta maglia alta, quindi non si hanno lavorazioni, non ci sono cambi di colore, non c'è nessuna variante al tema, diciamo, è comodo lavorare a spirale perché non abbiamo la chiusura giro, quindi non si va a formare quell'antiestetica riga che sulla maglia alta si vede tantissimo. Diciamo che è una delle maglie sulla quale si vede maggiormente il punto di giuntura, quindi noi andiamo totalmente a toglierlo. Se invece c'è la lavorazione, come per esempio sullo sprone, vedete, l'inizio e fine giro non si vedono perché vengono mascherati dall'angolo. Poco male, noi lavoreremo a spirale e toglieremo del tutto questa antiestetica riga. Poi però vi farò vedere anche come chiudere la lavorazione, perché sennò vi rimarrà un bel gradino al termine della spirale. Calcolate che con questo filato ogni maglia è alta quasi un centimetro, di conseguenza quando voi andrete a chiudere il lavoro si vedrà tantissimo. Ma vi farò vedere come mascherare il gradino che si crea proprio al termine della lavorazione a spirale. Intanto iniziamola. Prendiamo il nostro lavoro. Ecco, noi siamo qua dove dovremmo fare la chiusura del giro. Queste sono le prime due maglie lavorate a inizio giro. Io ho lavorato l'ultima maglia prima, per l'appunto, dell'inizio giro,
vado a lavorare anche in quella dove ho fatto le due catenelle iniziali, quindi proprio alla base della primissima maglia lavorata. Perché lo faccio? Perché se no si vede il buco. Se noi ci fermiamo una maglia prima, quando poi andiamo ad unire, qua ci viene un buchino. Noi quel buchino non lo vogliamo. Quindi lavoriamo nella stessa maglia dove abbiamo fatto le tre catenelle iniziali, carichiamo il filo, individuiamo la seconda catenella di inizio giro e invece di chiudere con una maglia bassissima, noi ci alziamo. Se ancora ci fa il buco, ne facciamo un'altra. Vi faccio vedere che non si vede nulla, quindi noi cosa facciamo? Ne facciamo un'altra. Forse non ero entrata in quella giusta, ecco. Questa è l'ultima, la stessa, vedete? Siamo nella stessa maglia di quella lavorata a inizio giro. Ora carico il filo, entro nella seconda catenella e faccio la mia maglia alta. Da questo momento noi non abbiamo più né inizio né fine giro, lavoriamo a spirale. Vado sulla seconda, vado a lavorarle tutte. Ora io non avrò più né inizio né fine giro, andrò avanti a spirale in questo modo. Quindi questo filato è bellissimo, ma si apre, quindi devo metterci un po' di cura. Vedete? Non c'è il gradino di inizio giro e io andrò avanti a non avere un inizio giro. Qui avremmo dovuto avere la maglia che si alzava, noi non ce l'abbiamo perché stiamo lavorando a spirale. Andiamo avanti così per tutta la lunghezza della nostra maglia, perché non abbiamo più lavorazioni, è tutta a maglia alta. Quindi proseguiamo fino a dove vogliamo arrivare, all'altezza che desideriamo, dopodiché arriverà un certo punto che noi dovremmo chiudere la nostra maglia alta. Ora io finisco il giro e vi faccio subito la simulazione di chiusura, perché ovviamente questo è un campione e non andrò a lavorarlo tutto. Come si conclude il giro a spirale? Ricordatevi sempre di chiudere da dove siete, da dove avete iniziato, quindi questo marker lo lascerete comunque sotto allo scalfo, anche se proseguirete nella lavorazione, lo lascerete più che altro perché è bene sempre iniziare e terminare la spirale sempre dallo stesso lato. Quindi se io ho iniziato la lavorazione a spirale sotto questo scalfo manica, non andrò a chiudere né al centro davanti né dietro né sotto l'altro scalfo, ma sempre sotto allo scalfo dove io ho iniziato la mia lavorazione. In questo caso io tolgo il marker perché non mi serve più. Voi invece, a voi non darà fastidio perché avrete proseguito nella lavorazione. La chiusura a spirale si fa in questo modo, quindi vado a fare una maglia alta, carico, nella prossima maglia vado a fare una mezza maglia alta, nella maglia dopo faccio una maglia bassa, in quella dopo ancora ne faccio una bassissima. Come vedete abbiamo appianato la nostra lavorazione. Quindi siamo andati a togliere quella che è la lavorazione a spirale. Ora noi andiamo a rifinire la maglia sempre col nostro punto, a meno che voi non vogliate finirla così. Iniziamo la lavorazione come siamo partiti all'inizio. Quindi 3 catenelle, vedete che ho ricreato la lavorazione normale. Vado nella maglia successiva, faccio una maglia alta, in quella dopo una maglia alta, una catenella, salto una maglia sottostante e ricomincio. Quindi vado a fare i miei blocchetti da 3. Se doveste aver perso il multiplo, non vi preoccupate, le contate e nel giro che precede il vostro bordino
andate a ricreare il multiplo, quindi con degli aumenti o con delle diminuzioni. Facciamo così ovviamente per tutto il giro, dopodiché andremo a fare in chiusura, adesso ovviamente non ve lo faccio vedere tutto perché è lo stesso punto che abbiamo fatto fino ad ora, ve lo faccio vedere però sull'originale, andremo a chiudere sul giro con le tre maglie alte. Vedete, io qui ho fatto il giro che stavo poc'anzi facendo sul campione, poi ho fatto il giro di noccioline e poi ho ricreato il giro con le tre maglie alte. Io ho terminato la mia lavorazione così, sia sul corpo che sulle maniche. Vedete, allo stesso modo proprio sul corpo e sulle maniche che io ho fatto a tre quarti. E la lavorazione così viene molto molto fine perché abbiamo lo stesso motivo che avevamo sullo sprone, mentre la rifinitura dello sprone, che ovviamente non vi faccio vedere perché è la stessa medesima, io in pratica mi sono agganciata sulle tre maglie alte di inizio, ve lo faccio vedere sul campione che forse è più chiaro, quindi su queste tre maglie semplicemente da sotto mi sono riagganciata col giro delle conchigliette, chiamiamole conchigliette, noccioline, ventaglietti, come volete, le ho rifatte semplicemente da questo lato senza nessunissima diminuzione, quindi semplicemente poi qui nell'angolo ho saltato in modo da fare stringere un pochino, quindi ho fatto qui le tre conchigliette, scusate, qui le due noccioline, e invece di lavorare nell'angolo, vedete qua sotto le ho lavorate, qui sopra non le lavoro e vado a farlo sulla terza maglia, sulla maglia centrale, questa qui. Quindi la rifinitura poi vi verrà in questo modo. Al termine della mia lavorazione io ho applicato, come vi avevo detto, l'etichetta. Eccola qui, la mia etichettina personalizzata, e la mia maglia è finita. Ora ve la faccio rivedere più o meno intera e ci salutiamo. Eccola qui la mia maglia finita, è veramente molto molto bella, a me è piaciuta tantissimo, è piaciuto lavorarla perché è semplice. Vedete che non ci sono le giunture, non c'è da nessuna parte la giunzione, ed è questo il bello della lavorazione a spirale, perché non abbiamo giunture da nessun lato. Stessa cosa, vedete, vi faccio vedere la manica, vedete? Stessa cosa sulla manica, non abbiamo giunture, cosa che di solito purtroppo con la maglia alta si vede. Vi faccio vedere come si vede la chiusura del giro a spirale. Eccola qui, vedete? Allora, sulla maglia effettivamente alla fine non si vede nulla, infatti l'ho dovuta cercare bene bene, però vedete, la chiusura è questa, la chiusura della spirale, si vede appena appena, vi assicuro che nell'intera maglia non vi accorgete di nulla. Infatti se io la prendo e la rimetto così, ecco qua, voi non vi accorgete quasi per niente di questa lieve variazione, la maglia è perfettamente dritta e non si vede assolutamente nulla, bisogna proprio cercarla, di fatto ho dovuto proprio cercarla per bene. Io spero che anche questo mio tutorial vi sia piaciuto, vi invito ad andare a vedere lo shop Merceria Italia Artisan, dove potrete trovare questo bellissimo filato e tanti tanti altri, e lo shop di Fungo Label, vi lascerò tutti i link in descrizione. Io spero che ci rivedremo al prossimo video tutorial, vi mando un bacione grande, ciao ciao da Luci, alla prossima, ciao!